cuore del centro storico di Catania, tra via della Rotonda e via della Mecca, si trova l'ex industria di calzature. Non è un edificio di grande pregio estetico, però ha una patina di vintage che ci piace. La sua costruzione risale infatti al 1949, ma segue gli stilemi dell'architettura di età fascista. Un parallelepipedo rosella con stipiti di pietra bianca, con una scritta gigantesca che ne attraversa la sommità per segnare la vocazione manifatturiera. Certo, ci vorrebbe un'azione di restauro considerevole. È chiuso sin dagli anni 70. È stato sottoposto ad interventi interni e insiste in un luogo immobile, ora praticato solo da auto e cani randagi. La nostra idea di lanciarci nel mercato imprenditoriale giovanile parte da qua. EGA rimarrà EGA, ma diventerà qualcosa d'altro. Enterprise of General Arts. Il posto è strategico. Sono vicini Teatro Romano, Terme della Rotonda, Via Crociferi e Casa Museo di Vincenzo Bellini. Il circuito culturale dell'intero centro storico sta spegnendosi. Ed urgentemente occorre richiamare flussi di visitatori e riscoprire l'interesse dei catanesi per il patrimonio architettonico della propria città. L'economia dei centri commerciali sta infatti distruggendo la felicità dei centri storici. C'è da dire che a riguardo di questo fabbricato non si trovano informazioni di rilievo sul web, eccetto un lavoro di rendering del 2010 di uno studente di ingegneria, da cui riusciamo a farci l'idea degli interni. Per noi sarebbe il contenitore ideale di una nuova impresa di arti generali, Enterprise of General Arts, per la produzione e fruizione multipiano di tutte le arti, con spazi per i vernissage, labirinti di libri, ma soprattutto stanze di musica e di incisione, con laboratori di costruzione di strumenti musicali ed eventi di ascolto. You find some.